le hanno chiamate le maratone sopravvissute, quelle che si sono tenute nonostante la pandemia da Covid-19, pur con le dovute precauzioni sanitarie. Tra queste c'è la maratona di Budapest in Ungheria, che si è potuta tenere dopo che il governo lo scorso giugno aveva decretato la fine dello stato di emergenza. Così, con qualche mese di ritardo, la stagione sportiva è iniziata. Sulle rive del Danubio l'epidemia di coronavirus o il maltempo non hanno fermato i corridori, 9.000 maratoneti professionisti o amatoriali che si sono presentati all'evento podistico più importante dell'anno. Tutti di corsa e cercando di mantenere il distanziamento, c'è chi aveva la sua borraccia personale, chi il gel disinfettante per le mani, una regola base contro il virus. Abbiamo misurato la temperatura, tutti ha fatto sapere il capo dell'organizzazione. I maratoneti hanno dovuto indossare la mascherina prima della partenza e dopo l'arrivo. Nei punti di ristoro tutto era sigillato, nessuno poteva toccare nulla. Questo poi è il primo anno in cui non abbiamo messo noi al collo le medaglie ai vincitori, ma le abbiamo consegnate. Un clima un po' insolito ma pur sempre festoso, tra i partecipanti tanti atleti come il famoso giocatore di pallamano, Laszlo Nagy. A vincere la maratona di Budapest 2020, la prima dopo il confinamento, il corridore ungherese di lunga distanza, Gaspar Cseré. Sono felice di essere riuscito a chiudere in meno di 2 ore e 20 minuti, ha detto l'atleta. Questo è il mio risultato migliore dalla maratona del 2002. Intanto, mentre i contagi non si fermano, gli sportivi ricordano che fare sport è sempre salutare, basta fare molta attenzione.